Grazie a tutti gli operatori della stampa che sono presenti quest'oggi. Cogliamo questa occasione per fare due cose, insomma, anzi tre. La prima, per fare un punto della situazione insieme a voi su quello che è stato il mercato del Latina Calcio. Secondo, presenteremo il giocatore Marco Marcione. Il terzo, che mi fa molto piacere, ufficialmente lo avete già conosciuto e saputo, ma presentiamo il nuovo socio, nonché membro del Consiglio di Amministrazione insieme a suo figlio e vicepresidente, il signor Antonio Aguirre. Partiamo dalla questione mercato, a cui ci tengo, perché in città qualcuno forse è rimasto con la bocca amara rispetto al fatto che si aspettava un nome eclatante che potesse vestire la maglia della Calcio in attacco. Ora, io parto da un assunto importante. Noi abbiamo prima il dovere di salvaguardare quello che è il bilancio della società della Latina Calcio, perché noi vogliamo garantire a questa società non un anno, non due anni, non vogliamo giocare d'azzardo, ma vogliamo portare su un programma che sia destinato a lavorare, ad operare nel tempo. Di conseguenza il Latina Calcio, con i propri introiti, che provengono da pubblicità, stadio e diritti Lega, non è in grado di potersi permettere ingaggi che hanno giocatori del calibro di Maniero, Rosina e quant'altro, perché non possiamo competere da questo punto di vista con platee importanti come possono essere Bari, Salerno, Pescara e quant'altro, perché hanno delle tradizioni, cornici di pubblico e quant'altro che sono di gran lunga superiori alle nostre. Non possiamo correre dietro questo, perché altrimenti faremo del male alla società dal punto di vista economico. Quindi noi cerchiamo, come abbiamo sempre cercato, di utilizzare la politica dei piccoli passi, cercando di trovare quelle che possono essere le occasioni giuste, cercando di far esplodere qualche calciatore che l'anno precedente al limite non ha fatto benissimo, come accade nel caso di Jonas. Jonas lo prendemmo, non era considerato da nessuno un calciatore importante, venne alla Latina e si rivelò attaccante più forte del campionato. Quindi noi non andiamo dietro i nomi, ma andiamo dietro la sostanza per sapere e per concretizzare quelli che sono i nostri obiettivi. L'obiettivo della Latina Calcio è quello di rimanere in Serie B. E se noi riuscissimo a ottenere questo obiettivo per quanti più anni possibili, credo che avremmo fatto un grande lavoro, abbiamo fatto un buon lavoro. In più, aggiungo che quest'anno per la prima volta il Latina è riuscito ad avere delle plusvalenze, e questo è il frutto del lavoro che si è fatto in questi anni, perché purtroppo quando si comincia a lavorare i frutti non si raccolgono subito, ma si raccolgono dopo anni. Di questo ne devo dare merito al direttore sportivo Facci, e devo dare soprattutto merito al responsabile Gianluca Grande, a Passerelli e a tutti coloro che lavorano in Latina Calcio nel settore giovanile, perché oggi noi abbiamo per il primo anno siamo riusciti a concretizzare vendite per 2,5 milioni, in particolare tra la vendita di Grimi e la vendita di Nardo, che è un giocatore del 98 che, pensate, l'anno scorso in primavera da allievo ha fatto 6 gol, e per noi è un motivo di orgoglio e vogliamo continuare sotto questa falsa riga. In più, io credo che abbiamo portato a Latina dei giocatori importanti, dei giocatori di categoria, perché non dimentichiamo che la nostra squadra, che in città si dice essere scarsa, annovera, io credo, forse il miglior portiere del campionato, annovera giocatori in difesa come Brosco, Esposito e Della Fiore, e sfido i presenti a trovarmi i più bravi, annovera giocatori del calibro di Oliveira, di Scaglia, di Calderoni, di Corvia e quanti altri, non voglio dimenticare per mancanza rispetto agli altri, ma soltanto i primi che mi vengono in mente. Quindi io credo che è una squadra di tutto rispetto, che io sono sicuro che sarà plasmata nel corso delle settimane e dei mesi, e ci darà la soddisfazione di fare un campionato, io mi auguro, il più tranquillo di quello l'anno scorso. Non vogliamo arrivare all'ultima giornata, già se arrivassero alla penultima sarebbe un successo, ma questo deve essere il nostro obiettivo. In più, per concludere, io dico che con orgoglio, ma non soltanto l'orgoglio mio e di Antonio, ma credo con l'orgoglio dei presenti e di tutta quanta la città, noi quest'anno possiamo annoverare
credo per la prima volta nella storia della Lega Calcio, nelle nostre file un calciatore che ha più volte vestito la maglia della nazionale, come Marco Marchionne. Io credo che Marco, a me ha colpito immediatamente quando ci siamo incontrati, l'entusiasmo con il quale ha accolto la piazza Latina Calcio. È un giocatore che ha sempre fatto la Serie A, quando ha fatto la Serie B l'ha fatto con la maglia della Juventus. E è venuto qui carico di entusiasmo, con la voglia di fare bene e certo con le idee di evoluzione, perché Marco è sicuramente un giocatore di caratura superiore. Mi sembra di vedere negli occhi di Marco quello che vedi negli occhi di Morrone quando 2 anni fa fece questo percorso venendo alla Latina. Quindi io sono sicuro che Marco sarà il valore aggiunto della nostra squadra, del nostro spogliatoio, perché ci farà crescere non solo dal punto di vista tecnico, ma secondo me, a mio parere, anche dal punto di vista umano e morale, perché è un ragazzo che ha delle doti morali e umane fuori dal gruppo. E concludo, sono felice di essere qui accanto ad Antonio Brive, un imprenditore della provincia. Credo il suo complesso aziendale nel settore è fra le prime 2 aziende in Europa nel settore del gas, un imprenditore che si è fatto da solo, che insieme al figlio ha costruito questa azienda importante e che oggi è a fianco alla Latina Calcio.